ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo test. Oggi faremo un range test, vedremo chi fra l'Autelivo e il Mavic Air arriva più lontano. Entrambi hanno una frequenza di 2,4 GHz, entrambi sono in FCC, l'unica differenza che hanno è che l'Autelivo ha un ritorno d'immagine in Full HD, mentre il Mavic Air in HD. Quindi la location sarà la stessa per entrambi, quindi le stesse interferenze, stessa situazione meteo, tutto uguale. Quindi tutto quello che impedirà di arrivare a una determinata distanza o meno sarà uguale per entrambi. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, decolliamo con l'Autelivo e poi con il Mavic Air e vediamo chi dei due arriva più lontano. Ok ragazzi, tutto pronto, possiamo decollare con l'Autelivo, ci porteremo ad un'altezza di 90 metri e poi partiamo. Motori accesi, via. Andiamo a circa 90 metri, così faremo la stessa cosa con il Mavic Air. Ok, siamo circa 90 metri, possiamo partire. Siamo circa 300 metri di distanza, siamo a 500, siamo a 600, 700 metri, siamo a 800. La velocità è di 36 all'ora perché è il massimo che fa in modalità, diciamo, video, non è in modalità sport. Poi la stessa cosa la faremo con il Mavic Air, ovviamente non in modalità sport, almeno abbiamo tutti i sensori attivi. Quindi siamo a 1 km. Per adesso a 1 km il segnale video è ancora ottimo. Non abbiamo ancora ricevuto nessun segnale, eccolo che il primo è arrivato. Qua c'è un ripetitore molto vicino, dietro a quelle piante, quindi probabilmente un ripetitore telefonico darà fastidio a entrambi, comunque sia a questo che all'altro drone ovviamente, quindi diciamo il problema sarà per entrambi. Quindi stessa situazione identica, siamo a 1 km 31 32, siamo quasi. Siamo a 1 km e 5. La scritta che se il segnale dell'antenna, il sistema dell'antenna continua a rimanere fuori, però diciamo che l'immagine video è ancora ottima e fluida, direi. Siamo quasi a 2 km. Ok, passati 2 km, tornata alla solita scritta di sistemare le antenne. Direi che l'immagine video è ancora ottima, sebbene c'è l'avviso del segnale dell'antenna di sistemarle, perché comunque vuol dire che c'è un'interferenza o qualcosa. Comunque il segnale non è ottimo, ma a livello video non ci si accorge. Direi che è molto molto fluido ancora. E siamo a 2,5 km. Ecco, abbiamo toccato i 3 km e il segnale video direi che è ancora molto molto fluido e buono. Siamo a 3 km e 3 ormai, sì, 3 km e 3. Abbiamo ancora 20 minuti di autonomia dalle batterie, perché comunque sì, direi che con questo drone, eccolo qua, è iniziato il primo disconnessione. Adesso la qualità vedete che è peggiorata dell'immagine video e siamo a 3 km e mezzo più o meno. Quindi qua iniziamo a avere i primi problemi, secondo me ci iniziano ad essere un sacco di interferenze. Direi 3,5, direi che possiamo tornare, probabilmente si può continuare, ma direi di non rischiare
e tornare con un 3,5 o continuiamo ancora? Ma dai, continuiamo ancora un po', vediamo se il segnale video si riprende. No, il segnale video in questo momento direi che è abbastanza scarso, anzi è bloccato, quindi farei un return to home. Il drone sta tornando, quindi diciamo che siamo arrivati circa a 3,5 km con l'immagine video ottima. Adesso riproveremo con il Mavic Air nella stessa identica situazione, stessa location, stesse interferenze, il suo comportamento, entrambi ripeto in FCC, entrambi a 2,4 GHz, quindi la situazione sarà proprio identica. E già che ci siamo vedremo anche il return to home, cioè la precisione nel ritornare da dove è decollato, perché comunque fino adesso questo Autelivo non mi ha mai deluso, è sempre atterrato da dove è partito, un po' come anche il Mavic Air ovviamente, quindi i prodotti DJI ovviamente si sa che hanno questo diciamo funzionamento ottimo del return to home, però anche questo Autelivo mi ha sempre stupito in quanto è sempre atterrato da dove è partito. Vediamo se anche oggi si comporterà nello stesso identico modo. Allora, abbiamo ancora 16 minuti di autonomia delle batterie, ci mancano 2 km circa all'arrivo e siamo a un'altezza di circa 90 metri. E che con il Mavic Air andare a queste distanze bisogna stare attenti, perché comunque la batteria non dura come questa. Qua stiamo tornando, ormai ci siamo, abbiamo ancora 13 minuti di autonomia, ma con il Mavic Air se dovesse andare a questa distanza mantenendo questa velocità la vedo un po' grigia a tornare in tempo, eh. Che a 3,5 km secondo me il Mavic Air con questa velocità di media non arriva indietro con la sua batteria, quindi speriamo che il segnale video lo perda molto prima, così almeno lo devo far tornare prima, perché qua abbiamo ancora 13 minuti di batteria e con il Mavic Air arriveremo secondo me al pelo, cioè tipo se dovesse andare a questa distanza, cioè 3,5 km, secondo me il Mavic Air nelle condizioni qua di adesso arriverebbe con 2 minuti di batteria forse. Abbiamo 11 minuti di batteria. Vediamo, sta atterrando, dice che atterra da dove è partito praticamente, speriamo. Vediamo, sta atterrando. Non sto toccando niente. Stessa cosa poi faremo con il Mavic Air ovviamente e vedremo la differenza tra entrambi anche in questo return to home. Sta atterrando, non tocco niente. Ok, ok, prova, rileva l'erba, però vedete che ormai è sopra il landing, però c'è l'erba alta intorno, quindi lui trova l'erba, quindi adesso vabbè lo faccio scendere forzato, però vedete che era arrivato esattamente sopra al landing, non ho dovuto toccare assolutamente niente. Siamo andati a 3,5 km e siamo tornati con 11 minuti di batteria disponibili e fino a quella distanza qualche interferenza, ma il segnale video è sempre rimasto ottimo, quindi adesso fermiamo la registrazione video. Quindi adesso prepariamo il Mavic Air e facciamo la stessa identica situazione. Ok ragazzi, il Mavic Air è pronto, siamo pronti e quindi adesso decolliamo e ricreiamo la stessa situazione. Quindi adesso accendiamo i motori. Ok, e decolliamo. Andiamo ad un'altezza di 90 metri come per l'Autelivo. Ovviamente l'Autelivo sale molto più velocemente rispetto al Mavic Air. Siamo a 50 metri. Sì, l'Autelivo a salire è impressionante, ragazzi. Sale a una velocità esagerata. Ok, ormai quasi ci siamo. Ok, ormai ci siamo a 90 metri, possiamo partire.
Allora, qua dobbiamo stare attenti alle batterie perché, ripeto, non abbiamo tutto il margine che avevamo con l'autelivo. Quindi se dovesse arrivare ad una distanza simile all'autelivo, secondo me con le batterie siamo bruciati. Siamo a 200 metri. Ripeto, diciamo la connessione è la stessa, 2,4 GHz per entrambi in FCC, l'autelivo per forza perché comunque è un prodotto solo americano, quindi adesso è per forza solo in FCC per fortuna, mentre il Mavic Air bisogna portarlo in FCC, adesso è venuto su pure il vento, vediamo la situazione anche per il Mavic Air. Allora, siamo a quasi 500 metri, per adesso tutto bene. E ripeto ragazzi, l'autelivo ha un ritorno di immagine a 1080p, mentre il Mavic Air ha un ritorno di immagine a 720p, quindi già il ritorno di immagine del Mavic Air è un segnale molto più scarso rispetto al segnale video dell'autelivo. Direi che fino adesso di segnali di interferenza video non ne sono arrivati, però probabilmente anche dovuto al fatto che l'autelivo a livello proprio di interferenza nel full HD del ritorno video rimane più delicato, però poi non ha mai avuto problemi, nel senso che ha continuato senza problemi, però probabilmente c'è un'interferenza che arriva un pochino prima. Siamo a 1,7, abbiamo passato i 2 km ragazzi e l'immagine è ancora ottima. Teniamo d'occhio la batteria ragazzi, perché con questa rischiamo di non tornare con il Mavic Air, perché comunque ha una batteria, un'autonomia molto più bassa rispetto all'autelivo. Ragazzi, siamo a 3 km e il segnale è ancora ottimo, però adesso tra poco torno perché mi sa che la batteria sennò non mi basta. Perché comunque il problema del Mavic Air è che ok, fallo andare lontano quanto vuoi, ma poi deve anche tornare. Siamo a 60%, ragazzi, si torna perché qua sennò diventa veramente pericoloso. 3,3, il segnale c'è ancora. 61%. Ok, a 60 ragazzi si torna, perché sennò qua sto cagando in mano, perché se poi non torno, ok. Siamo arrivati praticamente alla stessa distanza dell'autelivo e adesso però si torna, perché sennò ragazzi qua la batteria potrebbe non bastare. Quindi ragazzi, probabilmente il Mavic Air, se avesse avuto una batteria che durava di più, forse sarebbe andato più lontano dall'autelivo, però ripeto, qua stiamo parlando di un segnale in 720p, mentre con l'autelivo parliamo di un segnale a 1080p, quindi un segnale che rimane magari più delicato nel ritorno. Bisognerebbe forse, sai cosa, fare selezionare la qualità, visto che nell'autelivo si può selezionare la qualità del ritorno video, mettere normal anziché 8 quality, quindi avere una qualità più bassa e avere più un confronto. Adesso stiamo tornando, speriamo che torna, perché le batterie veramente del Mavic Air sono pericolose. Infatti tanti hanno sempre criticato la distanza che può arrivare come segnale il Mavic Air, ho capito, ma se lo fai andare a 7 km e poi non torna, cosa cacchio serve? Cioè la gente tante volte è fuori. Ho capito che il suo fratello più grande va a 6 km, 5 km, 4 km, quello che è, però poi c'ha le batterie per tornare. Questo avete visto a 3,5 km, adesso spero che torna, ma se andavo di più di sicuro non tornava. Tante volte la gente critica le cose ma senza farsi delle domande, che voglio dire, se anche implementavano un wifi ancora più potente uno andava ancora più lontano, ma se le batterie erano queste, dove cacchio si andava? 160 metri, le batterie sono al 20%. 100 metri, 80 metri, 70 metri, 60 metri, 50 metri, 40 metri, 30 metri, 20 metri, 10 metri, ragazzi,
ce la stiamo facendo ad atterrare, ma non lo vedo neanche, lo sento e basta. E vediamo dove atterra. Dov'è che sei? Ah, eccoti là. Oh la madonna. Se non si sposta sbaglia il landing di tanto, però almeno che adesso poi si sposta nel scendere. Ok, non si è spostato, mi sembrava strano che il Mavic Air sbagliasse il landing. Sta arrivando, ormai ci siamo. Dove che sei? Eccoti piccolo, te l'hai fatta! Vai ragazzino! Quanta batteria abbiamo? Non la vedo. 14, quant'è che? E comunque anche qua il landing, tanta roba. Guardate, è andato a 3,5 km anche lui. E dove è atterrato? Sull'H! Quindi ragazzi, avete visto che per entrambi è stato veramente veramente spettacolare il landing. Entrambi sono atterrati sulla H. Ok ragazzi, è stata una sudata allucinante, soprattutto per il Mavic Air, perché veramente le batterie erano al pelo. Siamo arrivati più o meno con il 15, anzi mi sembra meno, era intorno al 13% di batteria, una cosa del genere. Veramente ho sudato, meno male che l'ho fatto tornare, però lui era arrivato alla stessa praticamente con l'autelivo. Siamo arrivati a 3,5 km, 3,550 km, e poi il segnale video si è piantato. Col Mavic Air siamo arrivati a 3,450 km, il segnale video c'era ancora, però l'ho dovuto far tornare per le batterie, quindi sicuramente alla distanza dell'autolivo ci sarebbe arrivato, però l'autolivo ha una risoluzione video di 1080 contro i 720 del Mavic Air, quindi magari per fare una prova più giusta avrei dovuto mettere un segnale video più basso nell'autolivo e non lasciare il suo segnale massimo di qualità, perché comunque rimane più delicato alle interferenze. Comunque direi che la cosa scioccante è il Mavic Air, che comunque a quella distanza si è comportato bene. Ripeto, lì non lo vedete, ma dietro a quelle piante c'è un ripetitore telefonico che rompe sempre le palle, secondo me. Comunque un'interferenza la dà sempre. E al Mavic Air non è mai uscito nessun avviso di segnale, regolare le antenne, le solite scritte quando il segnale inizia a diventare un po' critico. Con l'autelivo sì, però ripeto, una qualità video più alta, quindi sicuramente più delicata. Quindi ragazzi, tirate voi le conclusioni. Secondo me l'autelivo tanta roba, il Mavic Air tanta roba da questo punto di vista. Avete visto il landing, entrambi precisissimi, spettacolari, sono andati a 3,5 km e sono atterrati sull'H, cioè entrambi hanno beccato l'H da soli a 3,5 km. Quindi DJI, lo sappiamo, qualsiasi prodotto DJI becca l'H del landing, ma per adesso l'autelivo è l'unico diciamo dei competitor che lo fa, perché nessun altro fino adesso torna, non lo fa Xiaomi, non lo fa Parrot con Anafi, diciamo che l'H non la becca nessuno, soprattutto se si va a 3,5 km di distanza e si torna con pure un po' di vento. Quindi ragazzi, se questo video confronto e questa mia super sudata che mi sono fatto causa Mavic Air, che veramente mi ha fatto sudare per le sue batterie che durano poco per andare ad una distanza del genere, con l'autelivo non c'è problemi, avevamo ancora 11 minuti di batteria. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!